mesi senza vittorie, il Bari ritrova i tre punti addirittura contro la Regina, prima in classifica, e si allontana così dalla zona retrocessione. La squadra di Perotti parte subito bene, la Regina nel primo quarto d'ora fatica ad entrare in partita. Lo fa gradualmente, il crescendo dei calabresi culmina al 39esimo con l'azione del gol. Savoldi è lanciato bene in area di rigore e De Stefani da dietro lo ferma fallosamente. È rigore, Cozza dal dischetto non sbaglia. La Regina è padrona del campo e solo un gran volo di Gillet sul colpo di testa di Dionigi evita il raddoppio della squadra di Colomba. In apertura di ripresa però arriva la svolta della partita. Vargas, colpito da una pallonata, perde i sensi e il gioco si ferma per qualche minuto per soccorrere il difensore cileno, rianimato con la respirazione bocca a bocca dal medico della Regina. I giocatori calabresi vivono attimi di grande paura, anche se Vargas poi rientra in campo tranquillizzando tutti. Il Bari però subito dopo trova con Collauto il gol del pareggio. È l'ottavo e tre minuti dopo Vargas, convinto da Trenta Lange ad accettare il cambio già preparato per lui dalla panchina della Regina, esce definitivamente lasciando il posto a Zoppetti. La Regina non è più quella del primo tempo e quando al 23esimo De Rosa inventa un colpo eccezionale per un difensore battendo Belardi in rovesciata, la partita per i calabresi si complica ulteriormente. Colomba carica i suoi e negli ultimi 20 minuti si rivede la vera Regina. Savoldi al 28esimo trova anche il pareggio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, che dalle immagini sembra inesistente. A difendere 2-1 contribuisce anche Gillet, ma al 50esimo è ancora Savoldi ad avere la palla del 2-2. Al momento del tiro però Dudu lo contrasta energicamente, salvando una vittoria fondamentale per la classifica.